Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Oggi abbiamo una bellissima pistola a pietra focaia settecentesca. E giocheremo ai pirati. Vediamo sempre nei film di Hollywood, anche sul campo di battaglia, gente che usa queste cose in continuazione, diffusissime. Ma quanto erano efficaci sti affari? Poco e male. Comunque, direi che sia il caso di vederlo. E lo vedremo come si deve, ragazzi. Buona visione! Allora, pistola a pietra focaia. Quanto erano diffuse effettivamente queste armi sul campo di battaglia del 1700? E quale era la loro efficacia? Allora, principalmente sul campo di battaglia erano portate dalla cavalleria, che appunto a causa del loro grande ingombro le portava ai lati della sella e semplicemente le usava come armi tenute dentro delle fondine fatte apposta ai lati del cavallo. Esatto. E spesso erano più di due. Ma qual era la loro efficacia? E quanto erano diffuse al di fuori della cavalleria? Perché sapete, spesso si vedono nei film gente che va in giro con delle pistole. Ma era veramente così? Le usavano davvero così tanto? E adesso vi facciamo vedere il motivo per cui non erano così diffuse. Allora, intanto iniziamo a provarla su una sagoma, che se Iacqui riesce a registrarla, è una sagoma a 10 metri. Sì, 15. Vediamo a 10 metri questa pistola cosa riesce a fare. Intanto vedete che per poterla usare bisogna avere delle munizioni. La munizione è piccola, più piccola di quella del moschetto. Però richiede comunque una scatola che il soldato deve, chiaramente, non se le può portare in tasca. Il procedimento di ricarica è identico a quello del moschetto. E adesso fai un passo indietro, Max. Vediamo quanto sono precise. Allora, la uso a due mani, anzi, la uso come andrebbe usata, una mano sola. Faccio uno spoiler, non ho colpito assolutamente niente. Secondo colpo. Proviamo a tenerla a due mani, per facilitarci al massimo. Altro spoiler, non ho colpito nuovamente niente. No, vabbè, dai. Stai facendo apposta. No, adesso ti faccio provare anche a te. Vabbè. Adesso va bene che io faccio schifo con le pistole, però provamo te. L'hai lisciato sopra la testa. Vabbè, già meglio. Ecco, questo poteva succedere. Molto piacevole quando succede. Lisciato sopra la spalla. No, adesso sta diventando una questione personale. Nonostante la palla sia sottocalibrata come da ricarica usata all'epoca, si fa già fatica a calcare la palla dopo pochi colpi a causa dello sporcamento della polvere da sparo. L'hai preso? L'hai preso sulla spalla.
Beh, quindi devo dire bravo Max che sei riuscito a colpire il bersaglio al terzo tentativo con un'enorme fatica. Bravo Max che sei riuscito con un'enorme fatica a colpire il bersaglio al terzo tentativo. Quindi facciamo vedere che tu sul campo di battaglia, dovendo marciare per tutta l'Europa o per tutto il Nord America, ti porteresti dietro un affare del genere che pesa 1,2 kg, è grande sempre, non sai dove metterlo e ha questi risultati al tiro? Se la devo portare io no, se la deve ragazzi, portare il cavallo mi porto dietro anche un cannone. Quindi in sostanza, qual era la diffusione e l'efficacia di queste cose, queste pistole, di queste armi tra la fanteria, tra gli ufficiali o i sottufficiali di fanteria a piedi? Nessuna, perché ragazzi, io una cosa così in giro per l'Europa a piedi che pesa 1,5 kg e a quella precisione non la porterei mai. Stiamo parlando di contesto militare, il contesto civile è tutt'altra cosa, ma nel contesto militare le pistole ebbero uno scarsissimo sviluppo. Fino ai revolver non esisterono pistole d'ordinanza per gli ufficiali e sottufficiali da fanteria, erano praticamente inutilizzate. Come dicevamo prima, le usava solo la cavalleria. Beh, direi che non la cambierei mai per la mia alabarda, ragazzi. Max, è l'ora. Azzà! Va bene ragazzi, ringraziamo nuovamente il gruppo storico Redcoats and Rebels, King's Regiment of Foot, del quale faccio orgogliosamente parte, per averci dato questa opportunità di provare oggi in questo poligono questa prova. E non dimenticate di mettere il like alla pagina, il like al canale e venirci a trovare sul canale di Telegram. Ragazzi, dal sergente Cook e da Max è tutto.